Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tutorial sui cannelloni di carne. Avevo già fatto in passato i cannelloni ricotta e spinaci, questa volta voglio fare i cannelloni di carne. Quindi andiamo subito a vedere ingredienti e procedimento. Ingredienti: per il ripieno 300 g di carne macinata, una carota, una cipolla e una costa di sedano, salsa di pomodoro quanto basta, 25 g di parmigiano reggiano grattugiato e un po' di vino bianco. Per la besciamella 500 ml di latte, 50 g di farina, un pizzico di noce moscata, un pizzico di sale. Poi cannelloni secchi oppure freschi, fatti con 250 g di farina, un uovo e acqua quanto basta. Prima cosa ho messo i sapori, quindi ho fatto un trito di carote, sedano e cipolle, le ho tritate molto finemente. Lascio cuocere un pochettino, tanto per fare un leggerissimo soffritto. Adesso aggiungo la carne tritata. Lascio cuocere lentamente. Adesso che ha preso colore, aggiungo un pochino di vino bianco. E lascio cuocere lentamente per circa un quarto d'ora. Ho ultimato la cottura della carne, adesso devo soltanto lasciar raffreddare. Nel frattempo, in un pentolino a parte, faccio la besciamella con 500 ml di latte, 50 g di farina, un pizzico di sale e un pizzico di noce moscata. Mescolate a fuoco lento fino a raggiungere una densità più o meno di questo tipo. Adesso aggiungo alla carne tritata un uovo. E naturalmente vado ad amalgamare il tutto. Adesso aggiungo alla carne un cucchiaio di salsa di pomodoro. E anche in questo caso mescolo il tutto. A questo punto bisogna riempire i cannelloni. Io ho un mio metodo, praticamente per evitare che poi il ripieno fuoriesca dall'altra parte. Tengo il cannellone posato in questo modo, lo riempo e poi lo adagio sul tegame. Ora comunque vi faccio vedere. La prima cosa comunque da fare è riempire una sacca poche, quindi mettete tutto il ripieno all'interno di una sacca poche perché vi sarà più semplice andare a riempire i cannelloni. Quindi la sacca poche ovviamente ha la punta qui e dovete andarla a tagliare. E adesso riempiamo. Come vi dicevo, io lo tengo in diagonale in questo modo per non far fuoriuscire il ripieno e vado a riempirlo. Una volta riempito, lo appoggiate direttamente sul tegame così. In questo modo non ci sono fuoriuscite e lo stesso procedimento lo fate per tutti i cannelloni. Riempiamo anche il secondo. E lo appoggiate direttamente così. Il procedimento è uguale anche per tutti gli altri, quindi ci vediamo quando li avrò riempiti tutti. Adesso che ho riempito tutti i cannelloni, devo andare a mettere pomodoro e besciamella sulla superficie. La besciamella si è raffreddata, vado ad aggiungere un pochino di pomodoro. Ovviamente vado a mescolare in modo da amalgamare bene tutto. Poi vado a distribuirla sulla superficie. Una volta distribuita la besciamella col pomodoro, vado a mettere del parmigiano grattugiato. Quindi lo distribuisco proprio sulla superficie. E adesso cuocio in forno alla massima temperatura per circa 40 minuti. Questi sono i cannelloni appena sfornati, adesso non ci resta che gustarli. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.